Controffensiva di Mosca sulle critiche interne e internazionali alla trasparenza delle presidenziali russe. Con un tempismo a orologeria, il Ministero degli Esteri ha espresso le proprie riserve sul rapporto degli osservatori europei e Putin ha visitato un centro preposto all'esame delle denunce. Qui l'ex neopresidente, che domenica aveva bollato le accuse come ridicole, ha riconosciuto qualche irregolarità e promesso che sarà fatta chiarezza. Un appello che alla Radio Eco di Mosca gli era stato rivolto anche da Mikhail Gorbaciov. Lungi da un attacco frontale, il presidente sovietico della perestroica ha tuttavia bollato come operazioni di maquillage i controlli per la trasparenza del voto messi in atto dal governo. Tutt'altro che scoraggiati dagli arresti in massa di lunedì, i leader della protesta annunciano intanto per sabato nuove mobilitazioni a Mosca e San Pietroburgo. Tra i promotori, il blogger Alexei Navalny, rilasciato dopo un fermo di qualche ora. Organizzeremo nuove azioni con tutti i mezzi possibili. I migliaia scenderanno in strada a Mosca e in altre città e non si faranno intimidire dalle autorità. Andremo avanti fino a raggiungere i nostri obiettivi. A un soffio da Putin nelle grandi città, il candidato rivelazione Mikhail Prokhorov ha intanto censurato le centinaia di arresti di lunedì parlando di sproporzionato uso della forza.